Se dalla campagna elettorale lo dico, la centrale idroelettrica di Galleto deve necessariamente essere di proprietà dei cittadini, cioè il comune di Terni può avere fino al 70% di quella centrale. Come società di gestione, cioè il comune di Terni può creare una società di scopo che ha creato con l'Enel, che ha creata con la CEA, che ha creata con l'ASP, che ha creata con chi vuole, per poter gestire la società di Galletto. Io non capisco perché il comune si sia lasciato sfilare quel 70% che la legge gli dà la possibilità di gestire direttamente in proprio. Per il comune di Terni sarebbe una ricchezza incredibile, perché anche in un bilancio che dà un utile di 100 milioni ne prenderebbe 70 il comune di Terni, che oggi sarebbero quasi il doppio di quello che Terni gestisce di liquidità vera, senza pensare a PNRR o a tanti contributi regionali, eccetera, eccetera, che poi arrivano tutti di scopo, perché qui continua ad arrivare soldi per fare le piste ciclabili. Faremo piste ciclabili, ma insomma alla fine ci servirebbero soldi anche per fare altre cose, ci servirebbero soldi per fare qualcosa che incentivi veramente l'industria, che incentivi veramente il turismo. Cioè abbiamo una marea